quello non ha il risultato, rinviata. Per Covid. Ciao ragazzi, mentre Brosio finisce di scrivere l'ultimissima parte legata al rinvio per Covid di Civitanova contro Siena, tra l'altro abbiamo ospite, tra l'altro anche Sì. Montagnani, siamo arrivati all'ottava puntata, terza stagione, After Hours. Gli ospiti di questa sera, Andiamo, rivediamoli. Zorro. Eccoli qua. Inizieremo subito con Max Colaci e Filippo Che Federici. sono già collegati tra l'altro. Un Esatto. istante, presentiamo anche Damiano Catania e Gabriele Lorenzano, tutti liberi, vedete. Grande. Da quel momento arriveranno per chiudere. Poi chiuderemo con due coach invece, Vincenzo Dipinto di Taranto e Paolo Montagnani di Siena. Un saluto tardivo, ciao Brogio, Ciao scusa, Zorro, ma eravamo tranquillo, così tranquillo. presi. Allora, Max Colaci e Filippo Federici, già online entrambi. Ecco, Max Buonasera. Colaci, Ciao, ciao, mi sentite? Benissimo, perfettamente. perfettamente. Ciao a tutti, Bene. anche a me sentite? Allora, Yes. questa sera è una puntata per liberi. Abbiamo in qualche modo dato il compito a Max, non lo sa ancora, te lo Non diciamo lo sa, adesso, di fare un esatto. po' la chioccia a questa nuova generazione di liberi giovanissimi, fortissimi. Ne parleremo tra un attimo. Prima domanda, con grande piacere, altra vittoria, la dodicesima consecutiva. Tanto stasera, quanti muri hai Oh, visto fare ai tuoi ma compagni, cioè Max? veramente. Scusate, vi sento un po' male, non capisco perché, ma mi sento molto bassi. Sarà Scatti. un mio problema. In ogni caso, no, sì, un'altra vittoria importante. E, insomma, è stata impegnativa. Non, del resto, l'avversario. Avversario di altissimo livello, non abbiamo giocato secondo me una grandissima partita noi, però ecco, siamo riusciti comunque a portarla a casa e questo è quello che conta di più alla fine. Max Zorro prima ti diceva, oltre alla forza in attacco in battuta di Perugia, stasera 17 muri, ne hai visti dare da dietro veramente tanti. Sì. Dietro ci siamo divertiti, abbiamo ricevuto non benissimo, però abbiamo difeso tanto, merito anche del nostro muro che riesce a darci sempre, insomma, dei riferimenti importanti. E quindi, insomma, poi sai, la qualità anche dell'avversario era alta, quindi tutti attaccanti in grado di avere delle traiettorie pulite fuori muro. C'è la sfida nella sfida, no? Perché devi leggerli, devi capire in base alla rincorsa, in base alla palla, in base alle varie situazioni dove potrebbero attaccare. Quindi ecco, c'è anche questo e quindi è ancora più bello. Ciao Filippo, tu ci senti bene? Sì, mi sento bene, mi sento bene. Meno male, Ciao a perché tutti. eravamo un po' preoccupati, anche noi abbiamo un problema di connessione questa sera. Tutto grazie per... Se ho capito bene, stasera tu hai un Un compleanno. compleanno. Sì, esatto, è il compleanno di mia mamma oggi. Per fortuna abbiamo giocato ieri, sabato, e quindi sono riuscito a avere, abbiamo avuto 2 giorni liberi, sono riuscito a tornare a casa e adesso sono fuori dal ristorante. E quindi siamo C'era arrivati noi a romperti le scatole no, subito. sono in macchina, Esatto. no, no, no. Qui almeno non c'è confusione, ecco. Senti, che tu sei marchigiano, lo sappiamo, ma non so, Ancona, pagato piccolo padrone, però. Falconara. Ah, Falconara, mamma Sì, mia. Falconara Marittima. Sì. Ero a Falconara qualche ora fa a casa del mio caro amico Roberto Masciarelli, Grande Mascia. perché Falconara storicamente è una città ricchissima di tanti atleti. Senti, Sì. prima di passare con te al tema dei liberi, la partita di ieri un 3-2, addirittura a un certo punto una vittoria imprevista con un sacco di errori, forse troppi errori, Sì, almeno un po' tantini, sì. forse nel quarto set. Raccontaci un po' com'è la situazione generale a Monza in questo periodo. Ma sicuramente riguardo alla partita di ieri, come avete detto voi, a parte gli errori, è stata una partita lunghissima. Ci sono state un sacco di azioni lunghe, e poi sì, cioè, è stata un po' caratterizzata negativamente da questi tantissimi errori, anche in battuta. Penso che abbiamo fatto una cifra altissima di errori. E nonostante stiamo lavorando molto bene, ecco, in allenamento, quindi dobbiamo capire anche un po' da cosa, no, da cosa derivano. E Monza quest'anno io credo che abbiamo avuto questo primo periodo un po' con
Siamo stati ancora un po' troppo legati al pensiero con Fernando, se è fatto male, sai, tutti questi, diciamo, brutte vibrazioni, non so come dire, ecco. Poi con l'arrivo di Jan Zimmermann credo che ci siamo un po' rinvigoriti, ecco, e credo che adesso dobbiamo solo trovare il nostro ritmo e portare in campo quello che sappiamo fare, perché credo che siamo una squadra di un buon livello e possiamo fare molto, molto meglio e molto bene in questo campionato. Max, entriamo subito nel cuore della puntata dedicata ai liberi, che noi è un paio di settimane che ci andiamo dietro a questa trasmissione. Max, siamo invasi da una generazione di liberi fortissimi e giovanissimi. Io non ricordo un periodo così dove tantissimi, oggi, Così fertile. esatto, ne abbiamo tre oggi, tra Catania, Lorenzano, Federici stesso. Ti sei chiesto come mai? Cioè, da dove sono usciti fuori? Dov'è che è stato il punto che ha fatto sì di creare tanti giovani liberi così forti? Sì, ne sono venuti fuori troppi, mi vogliono far fuori prima del tempo. Sì, sono tanti, sono bravi, qualcuno lo conosco di più, qualcuno lo conosco di meno. Veramente mi stupiscono perché insomma sono molto giovani, hanno grande personalità, caratteristiche probabilmente diverse, no? Ma noi siamo persone diverse, quindi ognuno poi ha caratteristiche anche diverse. E sì, evidentemente insomma si inizia a lavorare proprio sul libro, ma da un po' di anni insomma il ruolo del libro è cambiato, si punta molto sui libri. Prima era probabilmente quando venivano allestite le squadre, probabilmente era l'ultimo che veniva scelto, no? Ma ormai da un po' di anni a sta parte non è più così, per fortuna. Si è Certo. capito che insomma, il ruolo del libro è un ruolo ormai importante, quindi probabilmente già nelle giovanili si lavora di più, si lavora meglio e ne stanno uscendo insomma, tanti, tanti bravi e una fortuna per. Anche per la nostra nazionale, perché insomma io reputo Balaso il numero uno in assoluto, ma dietro di lui ne stanno arrivando tanti bravi che possono sicuramente ancora crescere, perché come dicevi tu sono giovanissimi. Certo. Allora, Max, intanto trovo molto interessante la tua analisi legata al fatto che la crescita corrisponde anche alla centralità e all'attenzione rivolta a questo ruolo. Poi lo chiediamo anche a Filippo. La mia idea, però, anzi forse la nostra idea, è che un giovane libero potrebbe avere maggiori vantaggi in difesa, che è fatta più di istinto di velocità, e pagare un pochino di più in ricezione. È abbastanza vero? Non è vero? Sei Sono d'accordo? assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo e in effetti, tranne rarissime eccezioni, i nuovi libri sono tutti più bravi in difesa, in ricezione poi insomma crescono pian piano e io mi rivedo molto, no? Anche in questo perché insomma se io sono arrivato in Serie A, in Nazionale, lo devo molto alla difesa, alla mia capacità di leggere il gioco, in ricezione non ero così bravo, sono cresciuto strada facendo e credo che no, anche le nuove generazioni insomma, di liberi credo che siano ecco, simili, molto bravi subito in difesa, difesa è un po' più istintiva, no? Un po' più ci vuole un po' più ecco, di coraggio, bisogna anche non aver paura magari di prendere una pallonata in faccia, fare una figuraccia, ecco, prendendo una bella pallonata, ma fa parte del nostro ruolo. E poi, insomma, la ricezione è anche più delicata, secondo me, perché sai, siamo liberi, allora se sbagliamo una ricezione flot, se prendiamo un ace e tutti ci guardano, no? Cioè, ma il libro ha sbagliato una ricezione flot, ha preso due ace di fila, quindi forse alcuni lo soffrono anche di più, lo facevo anch'io quando ero più giovane, adesso mi interessa poco, sbaglio, va bene, si va avanti. E oggi, per esempio, è capitata su una rotazione, ho sbagliato un paio di ricezioni, erano tutti lì che guardavano, poi ho detto, va bene, colpa mia, andiamo avanti, qual è il problema? E quindi, insomma, ecco, secondo me è un po' tutto questo qui. Sono, ecco, assolutamente d'accordo con voi sull'analisi fatta. Filippo, tu cosa ne pensi? Sei d'accordo?
Sì, credo che avete detto praticamente tutto. Poi volevo riagganciarmi al fatto che ci sono tanti liberi, adesso è un ruolo più, tra virgolette, diciamo, calcolato rispetto a prima. E poi volevo aggiungere anche che, appunto, è grazie anche a persone come Max, appunto, che alcuni ragazzini ancora oggi si appassionano a questo ruolo, no? E perché io lo vedevo quando ero piccolino, quando mi capitava quelle volte di vedere magari qualche finale a Civitanova piuttosto che a Perugia, e da sempre, insomma, ho inquadrato Max un po' come un punto di riferimento per le sue capacità, e appunto anche grazie a persone come lui volevo dire questo, che penso che noi ragazzi giovani che adesso stiamo Esatto. giocando in Superlega dobbiamo ringraziare, ecco, anche i nostri veterani, e niente. Poi per il discorso della difesa, sì, penso che sia anche un po' più, come dicevate voi, istintivo, un po' più, tra virgolette, talento la difesa, credo. E invece la ricezione, credo che c'è da migliorare ovviamente un po' in tutti noi, però penso che ci voglia anche molta esperienza, ecco, per migliorare, più ripetizioni, tante, insomma, tante situazioni, occasioni, eccetera, eccetera. Senti, in questo covo Esatto, di ne è liberi arrivato un siamo altro. felici di accogliere anche Gabriele Il più Laurenzano. giovane Tra l'altro dei Max l'ha quattro. visto qualche ora fa. Gabriele, che credo sia in pullman. Ciao Gabriele, Eccolo, come ciao stai? Gabriele. Ciao a tutti, scusatemi ma non prende bene. Vai, non ti preoccupare. Dov'è che Ok. siete arrivati? Come? Dov'è che siete arrivati in pullman? A Non lo so, guarda, perché fino saperlo. adesso ho dormito, quindi Ah, a ok, ha saperlo. dormito finora. Senti, non ti dico cosa ha detto Max Colaci dell'incontro di questa sera, e quindi sentiti un po' preoccupato, ma fai un commento di quanto accaduto qualche ora fa in quel di Perugia tra la squadra di Max e la tua squadra. Partiamo dal presupposto che giocare in un palazzetto dove tutti quanti urlano il nome di Perugia non è facile. E Perugia è stata una squadra modello, ha fatto una bellissima partita a muro e anche in difesa, l'hanno preparata veramente bene secondo me, ed è proprio quello secondo me che ci ha fatto calare di attenzione dell'incontro, che abbiamo smesso di giocare, hanno toccato molti palloni a muro e anche in difesa. Quindi voglio fare i complimenti a Perugia, anche a Max che oggi ha fatto una grande partita. E oggi è andato così, speriamo meglio per noi per la prossima volta. Gabriele e Filippo, prima con Max abbiamo parlato, no, di questa grandissima abbondanza di nuovi arrivi nel ruolo di libero, ma questa concorrenza che c'è tra voi, giovani liberi arrivati in Superlega, come la vivete? Filippo. Ma io devo dire la verità, conosco tutti ormai, anche Gabriele, che magari sono neanche un anno forse che ci conosciamo, però devo dire che sono tutte delle persone davvero, davvero squisite, quindi più sana concorrenza di così non posso che dire, ecco. Ma prima di far rispondere anche Gabriele, una domanda. Max, preparati, perché tra qualche istante colleghiamo anche Damiano Catania, quindi proprio abbiamo fatto, sai, tu sei un po' il tutor Il o la chioccia, fratello d'unione, tu sei. tutto. Quindi tra un po' ti chiediamo che consiglio dai a questi giovani ragazzi per farli crescere ancora di più. Pensaci un attimo, Oh, a così ognuno di loro. c'è il tempo, Ok. intanto Gabriele. se li conoscete, se Io li penso volete bene. che è meglio così, perché come ad esempio anni fa c'erano solamente come liberi nazionale Max e Totò. Adesso ci sono un po' di liberi, c'è Federici, c'è Scanferla, Damiano, Balaso, che adesso è quasi raggiungibile, bisogna lavorare molto per arrivare sui livelli. E quindi sono felice di questo Gabriele, perché nulla. che è un po' sugli Appennini, ha Eccolo. nominato Damiano Catania, anche lui si è collegato, così abbiamo veramente fatto questo quartetto di liberi. Ciao Damiano, Tutti, ciao ragazzi, ciao, ciao. buonasera. Ciao Puoi Damiano. salutare con reverenza Max Colaci, naturalmente, se vuoi, Ciao Max. con pacca sulle spalle Filippo e Gabriele. e puoi salutare Filippo e Gabriele. Senti, una domanda veloce subito a Damiano per accoglierlo. È una stagione straordinaria la vostra in quel di Cisterna, nonostante ieri
non abbiate fatto buon uso dei tanti, tanti, tanti regali che Monza vi ha fatto. Sì, non siamo ieri sera, non siamo riusciti a sfruttare appunto quelle opportunità che ci sono state date. Ed è un peccato perché stando avanti 2-1 hai un po' l'amore in bocca, però vediamo il bicchiere mezzo pieno, comunque un punto che ci allontana diciamo dalla zona salvezza, che è quello l'obiettivo primario, e sicuramente migliorare il livello di prestazione, che non è stato a livello delle altre partite quello che abbiamo dimostrato a Monza, ecco. Max, sei pronto sì. per dire qualcosa a Filippo? Aspetta con Gabriele, aspetta con Gabriele perché si è staccato. Massimo, sì. Glielo riportiamo. Parti te con chi vuoi. Consiglio a Filippo. No, insomma, un consiglio in generale, insomma. Innanzitutto un po' quello che dicevamo prima, di non farsi condizionare. Secondo me la cosa più importante per un libro è la personalità. Quindi, oltre all'aspetto tecnico, tattico, un libro deve avere personalità, perché è un ruolo molto complicato, come il palleggiatore, uguale. E quindi bisogna avere personalità e non bisogna farsi assolutamente condizionare dall'errore. Cioè, se noi iniziamo a portarci dietro l'errore, finiamo fuori partita sempre. Cioè, la pallavolo è bella perché ad ogni azione ti dà la possibilità di ricominciare da capo. Cioè, la palla cade per terra, bene, ci sono quei 4, 5, 6 secondi in cui si può respirare e ripartire, andare avanti. E credo che questo sia fondamentale. Quando io ho imparato a fare questa cosa qui, ho fatto poi il salto di qualità, perché prima magari mi facevo condizionare un po' di più, e mi ricordo un allenatore, non faccio il nome, ma un allenatore mi ha insegnato una cosa importante, mi ha detto che tutti noi abbiamo il diritto di giocare male, ma non abbiamo il diritto di abbandonare la partita, di uscire fuori dalla partita. E questa cosa per me è stata molto importante. E quindi la prima cosa che dico, insomma, a chi vuole fare il libero, anche insomma a questi giovanotti che sono in collegamento con noi stasera, ecco, secondo me questa è la cosa più importante. Senti, tocchiamo un altro tema, per me divertente perché ha a che fare un po' con la tecnologia, o meglio con la meccanica tecnologica. Partiamo da te, poi sentiamo anche l'opinione degli altri ragazzi, quindi Filippo, Damiano e Gabriele. Brogio mi ha detto che lui ha odiato, letteralmente odiato, lo sparapallonista. Cioè quello che non si mette lì. Non è il massimo. E quindi la domanda in realtà non è sullo sparapallonista, è voi in quanto liberi. Pregi e difetti della sparapalloni. E il vostro rapporto con la sparapalloni. Vai Max. Sì, allora, è un rapporto un po' particolare secondo me, nel senso che ci serve per fare contatti, quello sicuramente, ma è chiaro che non vai ad allenare una situazione reale. Cioè, quando tu fai ricezione con la macchina sparapalloni è diverso, non c'è il lancio, non c'è non ci sono le variazioni. E la palla più o meno cade sempre nello stesso punto, è diverso, però ecco, serve per fare comunque contatti, no? Per non distruggere le spalle dei battitori, e quindi ecco, dipende un po' come la prendi. Secondo me comunque è utile quando tu vuoi andare a lavorare tecnicamente magari su un tuo difetto. Io per esempio so che devo lavorare molto sulla ricezione a destra, metti la sparapalloni, la punti lì a un metro dal tuo braccio e ripeti, affonda a destra, spalle e via. Però è chiaro che la situazione non è reale, perché poi quando c'è un battitore la palla gira in maniera diversa, magari si allontana da te perché ha un po', no, quell'effetto banana che noi oppure magari c'è chi non colpisce proprio la palla benissimo, quindi te la fa arrivare un po' float. È diverso, ecco, dipende un po' da come la si prende, però ecco, può essere utile. Ti chiediamo di restare ancora qualche minuto con noi mentre sentiamo Filippo. Sì. Cosa ne pensa della sparapalloni? Se la ama, se la odia, se è utile? Sì, io anch'io penso la stessa cosa che ha detto Max, nel senso che soprattutto per la quantità credo che sia il mezzo più veloce, più efficace, ecco, perché c'è poco margine di errore, comunque sia la palla è quasi sempre dove vuoi metterla,
Però se devo aggiungere una cosa, quello che ha detto Max, ecco che secondo me è anche importante chi sale nella sparapalloni. Esatto, Perché questo sì. una nuova Perché generazione. alcuni davvero non riescono a azzeccarne neanche dalla sparapallone. Però Beh, devo fai, dire ma che ci aspetta, sono invece guarda, Filippo, allenatori. fai un identikit quindi del bravo Esatto. sparapallonista. Ma anche lì, secondo me, quante volte l'hai fatto, nel senso, adesso anche con il nostro secondo allenatore, lui riesce anche a fare l'effetto un po' banana, no? Riesce a metterla, l'accompagna, cioè c'è tutto un Una tecnica. allenamento anche per lui, capito? Azioni su a sparapalloni. Insomma, secondo me è importante anche, esatto, la mano che mette dentro la palla. Passiamo a Gabriele Sì, che che mi sembra magari... sia in un punto dove Vai Gabriele, il tuo rapporto posso con la sentire. sparapalloni. Io mi collego al fatto che ha detto Max e anche Filippo, la trovo una cosa utile per quanto riguarda comunque la sensibilità, ti aiuta molto la sparapalloni, anche ad esempio, come ha detto Max prima, se tu hai difficoltà a ricevere da un lato, tu metti la sparapalloni su quel lato e lavori molto là, però comunque non è molto reale per il fatto che comunque tu sai dove è direzionata la sparapalloni, mentre magari se batte una persona salto spin, magari ti arriva un po' float, un po' a banana, un po', poi non ci sono neanche le variazioni con la sparapalloni. Quindi io preferisco che una persona reale mi batti addosso salto spin, però ovviamente quando c'è da allenare con la sparapalloni ci si allena perché fa comunque sempre bene. Vai Damiano. Sì, anch'io preferisco più battitore reale perché appunto una situazione reale a differenza della sparapalloni, però chiaramente per replicare molte velocità, come diceva Max, hai bisogno per forza della sparapalloni, quindi credo in quel senso lì sia molto utile e soprattutto saperlo usare bene ti permette appunto di allenare con continuità quello che è il gesto tecnico. Senti Max, l'ultima domanda per te. Allora, avendo 37 anni, che però per un libero non sono poi tanti, grande esperienza, mi hai detto che tu personalmente hai cambiato nel corso della tua carriera, migliorando l'approccio, la gestione dei momenti difficili, ma sul piano tecnico c'è qualcosa che davvero ha cambiato l'identità del libero? O anche lo stare in campo del libero. Bella domanda. Allora, se vuoi, guarda, aggiungo questo. La mia sensazione è che i liberi moderni siano la dimostrazione che alcune tecniche che nei lontani anni 90 erano considerati il dogma in stare fermi, bassi, queste cose qua, in realtà non siano più così importanti. Sì, perché sai, il gioco adesso naturalmente è diverso, sono passati tanti anni, no? Molto più veloce, secondo me la palla viaggia più veloce. Io ho studiato tanto, continuo a farlo, quello che reputo uno dei libri più grandi della storia della pallavolo, ed è Grebennikov, no? E quando tu lo vedi giocare, fa delle cose che non insegneresti mai. Si butta sempre all'indietro, spezza le braccia, però lo fa bene. Difende una marea di palloni, la palla la mette lì. E quindi, sai, questa cosa del piano di rimbalzo sempre steso, disteso, sulla flotte, no? La palla a destra, il piede destro dietro, spingere. Insomma, oltre al fatto che la palla è più veloce e non c'è sempre il tempo per fare queste cose qui, ma c'è anche molta, ecco, più sensibilità, ecco, nelle braccia c'è più istinto, e questo secondo me è cambiato, studiando anche altri liberi, no, del passato, li vedevi sempre lì, precisi, con l'affondo, la spalla destra alta. Adesso non c'è forse neanche più il tempo per fare queste cose, sono cambiati i palloni e tante cose, ecco, sono tante cose messe insieme che hanno Chiaro. portato, insomma, ecco, alla pallavolo moderna, e quindi ci si è tutti un po' adattati, ecco, a questo. Certo, chiaro, chiaro. Senti, telegrafico, Zhenya Grebennikov, che rimane chiaramente un riferimento, è più bravo in ricezione o in difesa?
ma in difesa è spaventoso, però non posso dire che non sia bravo in ricezione, quindi, ma difesa secondo me è veramente mostruoso, una capacità di lettura incredibile. Okay. Max, allora, complimenti, grazie per la disponibilità, davvero. Un abbraccio, in bocca al lupo. Ciao, e Max. Buona stagione. Grazie a voi, Crepilupo, è sempre un piacere. Ciao Max, grazie. Ciao. Senti, l'ultima domanda a Filippo, che poi sì, deve andare, che è lì buono, ma Filippo c'ha la festa. C'ha la mamma che l'aspetta da mangiare la torta. Esatto. Non ti chiediamo quanti anni, però fagli gli auguri anche da parte nostra. Come si chiama la mamma? Laura. Ah, Laura. Okay. Cosa volevi chiedere? No, Filippo, l'idea, hai accennato all'inizio al fatto che non avete mai lavorato con Cacciopa. E che in realtà Zimmerman è arrivato e ha cambiato ridato un po' di tranquillità. Esatto, subito. Però secondo me questo aspetto qui, questo cambio rispetto alle aspettative, ha avuto tanti effetti nella tua squadra, nella vostra squadra? E aggiungo, Filippo, può aver condizionato un po' la costanza dei vostri risultati? Scusa, mi sentite voi? Io non ho sentito praticamente nulla. No, se la mancanza di Cacciopa all'inizio e l'arrivo di Jan Zimmerman. Di Zimmerman, nonostante la buona prestazione, abbia condizionato la continuità della vostra squadra. Ma allora, sicuramente con Jan abbiamo fatto un bel passo avanti. Credo che comunque Fernando sia ancora un altro tipo di giocatore. Purtroppo non possiamo dirlo ancora, perché penso che tutti quanti avremmo voluto vederlo nel nostro campionato, ecco, e sperimentarci un po' con il nostro campionato. Abbiamo avuto questa sfortuna, però ecco, speriamo davvero di rivederlo il più presto possibile, perché secondo me è davvero un bel mago con quelle mani. Dai, hai parlato di mago, caro Filippo, quindi prima di lasciarti andare al compleanno di tua mamma, di mamma Laura, chiamiamo online il mitico Vincenzo Di Pinto, allenatore di Taranto. Ciao Vincenzo. Buonasera. Ciao ragazzi. Che dopo resterà con noi, ti lascio qui così senti un po' le chiacchiere. Intanto poi salutiamo Filippo. Grazie. Ciao, Filippo, grazie per la tua disponibilità. Ciao Filippo. Saluta Laura, fagli gli auguri da parte nostra anche. Ciao Filippo. Non ho capito niente, ma ciao. Credo che mi state salutando. Okay. Grazie. Ciao. Buona continuazione. Ciao a tutti. Damiano, veniamo un po' a te allora. Sì. Senti, tu sei arrivato quest'anno a Cisterna. Un dubbio che ho, tu, il tuo cartellino è ancora di Piacenza, che ti ha mandato a fare esperienza? No. Il mio cartellino è di Castellana, Mater Domini. Non sono legato a Piacenza. Ok, e racconta un po' da questa esperienza, adesso che abbiamo parlato spesso di Cisterna, abbiamo parlato con Baranovic, che ci ha detto che è una buona stagione, siete dei ragazzi molto stabili, e dirgli c'è un fenomeno straordinario dalla mano fatata. Voi che avete questa, come dire, prospettiva da dietro, vedete bene i tuoi ragazzi, qual è la caratteristica principale che sta rendendo questa stagione così speciale per Cisterna? Io credo che la fase muro difesa stia facendo tantissimo, anche la pazienza che abbiamo avuto nelle partite in cui, per esempio, con la Lupe abbiamo avuto tanta pazienza nel rigiocare palloni, anche aspettare 1, 2, 3, 4 palloni per mettere a terra appunto la palla. Quindi secondo me quella è una grande caratteristica che ci ha contraddistinto in queste gare, e poi il tanto lavoro, perché in palestra andiamo sempre il massimo, stiamo lavorando tanto per cercare di migliorare il più possibile questa caratteristica qua, che deve essere fatta nostra 100%. Prima di invitare anche l'altro ospite, che è Paolo Montagnani, volevo chiedere sia a Gabriele che Damiano, voi fate dei video particolari nella preparazione alla gara, cioè personalizzati su determinati argomenti, o partecipate al resto della squadra nel video generale? Vai Gabriele. Io personalmente no, sto insieme alla squadra guardiamo tutto. C'è la tua destra, Ale Micheletto. Secondo me ci sono fermati all'autogrill. Sì, sicuro. Giusto? Tu vuoi andare a mangiare? No, non fa niente. No, ci mancherebbe. Quindi dicevi, Gabriele?
Niente, guardo il video insieme all'altra squadra, poi alla fine rimangono solamente i ricettori, guardiamo le battute, ma non faccio dei video da soli, personali. Damiano? Io stessa cosa, tranne che dopo la partita, spesso il martedì, magari su qualche cosa, su via in ricezione o anche mie cose personali tipo in difesa, mi rivedo un po' con il mister, con Fabio. Allora, io farei così, Brogio, adesso. Sì. Noi liberiamo Gabriele, sì, perché sennò sì, mi sento in colpa. Sì, è lì che deve andare. No, no, deve non andare, mi cambia, veramente. No, che la sport, però c'è una domanda che devo farti. Anzi, prima invito Paolo Montagnani, così hai un altro allenatore che sente un po' le vostre risposte. Vincenzo, che gli dà. Ciao Paolo, benvenuto anche a te. La domanda, prima per Gabriele e poi per Damiano, è: ai nostri tempi ci chiedevano che libro hai sul comodino. Attenti alla risposta. Che libro hai sul comodino? A voi chiedo, che cosa avete sul comodino? Gabriele? Adesso? cosa abbiamo sul comodino adesso? Sì. Vabbè. Cellulare. Sì, cellulare. No, vabbè, come sempre, come sempre io ho guardato Grebennikov, no? Come punto di riferimento. Però anche Damiano Catania, no? Che ho vissuto con lui 3-4 anni, l'ho avuto in casa insieme, è stato anche un punto di riferimento per me. Allora, io la risposta la prendo sì, volentieri. La domanda era: cos'hai sul comodino al posto dei libri? Comunque non importa, va benissimo. Ah, non l'avevo capito, avevo capito liberi. Ok. Siccome non ho ancora di chiederti che libro hai sul comodino, perché penso che sì, tu non abbia un libro sul comodino, ti ho chiesto che cosa hai sul comodino. Ah, avevo capito liberi. No, adesso sul comodino niente, una lampada che mi fa luce e basta. Gabriele, vai a mangiare con i tuoi ciao, compagni, Gabriele, saluta grazie, tutti quanti. Grazie mille. Ciao. Damiano invece, che è un po' più comodo, sì, lì più tranquillo, risponde alla domanda, ma resta un po' con noi, così possiamo coinvolgere Vincenzo Di Pinto e Paolo Montagnani, okay, avendo anche un giovanissimo libro. Quindi Damiano, cosa c'è sul tuo comodino? Sul mio comodino c'è il telefono, andare a dormire, e poi mi piace anche leggere libri di vario genere, spesso anche di crescita personale, insomma mi piace, ecco, spaziare un po'. Allora, ciao Vincenzo. Eccovi. Ciao Paolo. Ciao. Molto felice di avervi, molto felici di avervi. Ciao a tutti. Senti una cosa, Max Colaci alla domanda, ma com'è questa esplosione di tanti giovanissimi, liberi, fortissimi? Ha detto che secondo lui è legato al fatto che negli ultimi anni la centralità nella scelta, nella preparazione dei liberi ha avuto effetti. Quindi non è più una specie di, come dire, secondo, è importantissimo. Siete d'accordo, partiamo con Vincenzo, che c'è maggiore attenzione a scegliere e a far crescere i liberi rispetto al passato? Vai Vincenzo. Ma questo sicuramente, poi diciamo che ultimamente si stanno cercando poi quei talenti che sono in grado effettivamente di dare, abbiamo le idee molto più chiare per quanto riguarda i liberi, questa è la verità, si è capito che occorre gente molto reattiva, con grande personalità, che poi è capace di stare in campo da solo. Paolo? Ma sì, sicuramente la precocità nella scelta, cioè individuare subito i talenti giusti e farli crescere subito nel ruolo di libero senza indugiare troppo, farai lo schiacciatore fino a un certo punto e poi passerai al libero, insomma si individuano e si lavora per farli diventare liberi forti da subito. Senti Damiano, abbiamo parlato di sparapalloni, di difesa, di tolleranza all'errore, ma a te ti manca schiacciare un po'? E in allenamento ogni tanto ti fai dare qualche pallone per scaricare un po' di energia? Ormai ci ho rinunciato, ho detto onestamente, no, non mi manca, mi piace veramente tanto, lo libero, poi ho diciamo smesso di schiacciare abbastanza presto, perché comunque date le altezze non sarei mai arrivato a Superlega da schiacciatore chiaramente, quindi no, però per il resto non mi manca e mi piace veramente tanto il mio ruolo.
A proposito, una cosa che mi capita di raccontare spesso quando parlo con persone che non conosco bene la pallavolo, gli dico: avete presente quel giocatore che sembra piccolo con la maglia diversa, ma in realtà è un uomo normale in mezzo a dei giganti? Perché effettivamente Damiano Catania è 1,80 m, è vero che sembra un ragazzino, però insomma voi siete uomini normalissimi in mezzo a dei giganti. Sì, effettivamente è così. Cioè, anche il tuo sparapallonista ha imparato a dare le rotazioni a banana alle palle? A chi lo chiedi? A Damiano, che poi lo lasciamo andare. Allora, il migliore che abbia mai avuto, che saluto, è Max Caponeri. Lui veramente sparapalloni, un mago. È veramente bravo e faceva di tutto, banane contro banane, destra, sinistra, veramente uno dei migliori. Quindi con lui proprio andavo sul sicuro. Dai, bene. Damiano. Grazie Damiano. Grazie mille. Grazie a voi. Buona giornata. In bocca al lupo e complimenti ancora per la stagione. Complimenti. Ciao Damiano. Ciao Damiano. Senti, poi con Paolo e con Vincenzo andiamo anche su temi che li riguardano direttamente, però questo neologismo, devo dire, è terribile, sparapallonista veramente brutto, però abbiamo sentito che tutti quanti i liberi stanno accennando al fatto che la macchina è importante, che non distrugge le spalle degli schiacciatori, ma che ha dei limiti, e invece Damiano ha raccontato che si può davvero crescere. I vostri sparapallonisti professionisti chi sono? Partiamo da Paolo. Ma a volte mi ci metto anch'io sopra, non è che... Sei un bravo sparapallonista. Bravo non lo so, però insomma mi ci metto. E no, a seconda delle esigenze, poi c'è Simone Cruciani, che è sicuramente uno adatto al ruolo, e anche lui ha già imparato tutte le rotazioni e sa già come amministrare questo motore. Sì, ma è una cosa interessante, Io sulla sparapalloni c'è un po' una filosofia controversa, nel senso che sicuramente serve, sicuramente nell'analitico, proprio super analitico, ti può aiutare, non deve diventare una droga, nel senso che sposto in avanti quello che non faccio nel 6 contro 6 o nella parte centrale dell'allenamento, tanto poi c'è la sparapalloni e miglioro lì. Come hanno detto i ragazzi, giustamente, allenarsi con la battuta reale, con un battitore, con il lancio, la rotazione, gli effetti, è la cosa migliore. Però comunque è uno strumento che utilizzano tutti, e ormai non c'è nessuna squadra che non ha la sparapalloni, insomma. Vincenzo, non abusare, io per esempio la uso anche per fare il cambio palla della squadra titolare o di una squadra, insomma, in generale, perché comunque la sparapalloni, se è ben gestita, non sbaglia, quindi ogni battuta va in campo e c'è da fare il cambio palla, per esempio. Vincenzo, il tuo rapporto con la sparapalloni e con lo sparapallonista? No, io non l'ho mai usato io personalmente, però normalmente adesso ci sta Cristiano Carmardese, il mio secondo. All'inizio l'ha usato anche Simone Sardanelli, sono diciamo un team manager un po' atipico, che dà una mano anche a noi al lavoro, e va bene. Io la ritengo invece molto importante, perché fermo restante che certe variazioni non puoi lavorare con la sparapalloni, soprattutto le ibride, eccetera, eccetera, però a quella velocità adesso, se devi allenare i riflessi, la tecnica a quella velocità, già che la tecnica del gioco veloce moderno, diciamo, è tutta basata sulla potenza. Quindi uno deve saper creare una tecnica giusta per questa velocità di gioco, e la velocità della palla adesso ormai va una battuta normale sta di questi attaccanti va ormai sui 110, dai 110 105, 110 è normalissima, ma non è facile avere delle battute che ti possano permettere di migliorare i riflessi, tante battute. Quindi io penso che invece è una cosa molto buona,
Poi dopodiché vi dico che io vado io sui banchi e ho delle tecniche per lavorare, poi per tutto il resto vado ancora certo. Io sui banchi. Allora, era arrivato un bellissimo messaggio, sì. Chiedo ad Alessandro di riproporlo su per Vincenzo Di Pinto. Eccolo qua, Tonino Chirumbolo: ci sono gli allenatori e ci sono i gestori. Di Pinto è uno degli ultimi veri allenatori che ci sono ad alto livello. Fortunato chi passa un anno con lui, giovane o anziano che sia. Fa anche rima. Vincenzo, gran complimento. Allora, mamma, datemi l'indirizzo che poi gli mando l'assegno. Senti, allora, devo confessare che io sono veramente molto legato sia a Vincenzo, con cui ho giocato a Macerata quando Luba è ancora a Macerata, e con Paolo, perché era il mio sparring partner nella palla a coppie in quel di Milano. Delle palle a coppie sfinenti ci si massacrava reciprocamente con grande divertimento. Ed è per questo che chiedo a un livornese come te, in una Toscana in cui, giusto? In una Toscana, un livornese che allena a Siena, come si trova? Beh, mi trovo bene perché siamo in Toscana. Non c'è una rivalità fra Livorno e Siena reale come c'è fra Livorno e Pisa. Livorno e Pisa sarebbe complicato, anche se ho allenato anche a Pisa, cioè ho allenato 7-8 anni fa. Esatto. È vero. No, a Siena non ho problemi, anzi qualche C aspirata che succede viene capita, insomma, quindi. C'è anche un barese a Taranto, però. Esatto. C'è un barese a Taranto, Vincenzo. Ma io, guarda, queste cose qui proprio non ci penso proprio, perché cioè, la mia idea è quella di fare i risultati e di lasciare tracce dove vado io, dove sto, perché mi piace lavorare in questo modo qui. Però non, diciamo che sono più difficoltà che si sono create a livello calcistico, ma non credo a pallavolo, soprattutto il nostro sport adesso ha superato quel campanilismo di una volta, io non lo vedo proprio. Anche nel calcio, tutto sommato, è molto meno, è raro, io leggo ogni tanto il giornale, ma vedo sempre più raramente. In un mondo sempre più globale, il campanilismo di una volta si sta riducendo. Vincenzo, torniamo all'oggi, all'oggi. Ora. Allora, è vero che siamo nella fase centrale della regular season, ottava, che manca ancora un po' di tempo. Giro che è andata. Però, prima domanda per entrambi. La lotta per la salvezza vede coinvolte Siena, Taranto, Padova e basta? O voi ci mettereste qualcun altro? Partiamo con Vincenzo. Ma è brutto parlare di questo argomento, perché sembra che dobbiamo tirare i piedi a qualcuno. No, io, diciamo, la classifica attualmente dice questo. Quindi noi dobbiamo guardare la classifica. Per salvarsi contano solamente i punti. Non giocare bene, non essere bravi, non conta nulla. Conta solamente quello, e questo per ora il campionato dice questo. Paolo, tu tira i piedi a qualcuno, esatto, invece. Tira qualcuno, tira dentro lotta. Qualcuno. Io, come vedo un piede, tiro giù, perché io le guardo tutti dal basso, e quindi noi siamo impegnati veramente una settimana alla volta. Certo che La guardiamo dal basso per ora, e quindi adesso siamo concentrati nella prossima sfida fra i due allenatori in trasmissione in questo momento. E infatti, caro Paolo, la domanda che noi, io e Zorro, ci siamo preparati: settimana prossima casualmente c'è proprio questo Siena-Taranto, che è considerata una partita dall'alta tensione anche da un punto di vista emotivo. Come si preparano questi tipi di gare? Si preparano come le altre? Cioè, aiuta a far capire anche chi ci sta ascoltando da casa. Vado io? Sì, vai. Paolo.
Come si preparano? Noi quest'anno siamo impegnati su più fronti. Siamo impegnati nel miglioramento del nostro gioco, siamo impegnati nel guardare cosa succede dall'altra parte del campo e quindi noi dobbiamo affrontare avversarie e dobbiamo affrontare anche i nostri limiti. Quindi in questo momento noi siamo anche impegnati nella gestione delle sconfitte, che è un argomento importantissimo nelle squadre per ultime arrivate o neopromosse. La gestione delle sconfitte che è difficile, ci vuole molto sangue freddo, un pochino di esperienza sicuramente, perché le sconfitte, come si sa, generano ansie, tensioni, stress, paure, quindi bisogna veramente tenere il focus sulle cose importanti, perché a volte con le sconfitte, si rischia di mettere l'attenzione su cose non importanti. Quindi il nostro focus in questo momento è dal punto di vista tecnico, perché dobbiamo assolutamente migliorare il nostro livello di gioco, quindi ogni allenamento è buono per arrivare alla partita domenica con qualcosa in più. È chiaro che questa partita sarà sicuramente più importante delle altre. Nel nostro cammino in questo inizio, l'unica partita che abbiamo giocato contro una squadra più o meno come la nostra, anche dal punto di vista della stazza, l'abbiamo vinta, però questo non vuol dire niente, non ci dà niente, però insomma, ecco, questo è il nostro, Obiettivo. come vi posso dire, un punto di riferimento, ecco. Vincenzo, quando ci siamo sentiti anche durante questa stagione, mi ha raccontato un pochino che Taranto fa delle scelte scegliendo i giocatori in qualche modo che sono disponibili. Hai fatto una formazione però che è un buon mix tra esperienza e anche gioventù. È questa una delle modalità con la quale cerchi di costruire le tue squadre, nel caso specifico Taranto? Beh, allora, quando nel mio caso, per costruire una squadra, ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché dipende anche dal momento del mercato. Noi abbiamo un certo tipo di budget, è un budget che certi giocatori non te li puoi permettere. Quindi poi devi trovare, degli equilibri che ti permettano poi di giocarti a te allenatore, se possibile, come ho fatto l'anno scorso. Devo dire la verità, quest'anno molto meno. Quindi perché diciamo che il mercato quest'anno è diventato ancora più importante economicamente e non era facile, non è stato facile. Diciamo che l'idea è quella comunque di riuscire a provare a fare sempre il nostro obiettivo, però è chiaro che se la cosa migliore è trovare sempre delle capacità, cioè dentro la squadra, degli equilibri che ti permettono sempre di rinnovare una forza mentale. Adesso la pallavolo è diventata forza fisica e Certo. forza mentale, e quindi Chiaro. se si hanno dei vantaggi per poter in certi momenti della partita ridare forza alla squadra, la squadra per adesso è importante, soprattutto quando si gioca con squadre più forti. Questo è determinante. Intanto Diciamo che scusa, noi vi diamo, abbiamo scusa fatto. un attimo, Vincenzo, scusa un attimo, vi diamo un aggiornamento qua perché è arrivato Milano ha adesso. vinto il terzo 25-23, quindi 2-1 per Milano su Un primo Piacenza. set che sembrava ormai quasi dichiaratamente una partita facile, invece si Invece è complicata la vita. ho una domanda per ambedue. Sia Paolo, mi dici la peculiarità delle squadre di Vincenzo Dipinto? Cioè, cosa fanno bene le squadre allenate da Vincenzo Dipinto e viceversa? Ma le squadre di Vincenzo intanto giocano a pallavolo, proprio giocano. Stanno in campo con serenità, hanno sempre un'organizzazione muro-difesa buona, giocano una pallavolo moderna, seppur
cambiando interpreti, e questa è una grande forza delle sue squadre. Poi è chiaro che ogni anno anche lui si adatta un po' alle squadre che ha a disposizione, ai giocatori che ha a disposizione, però la caratteristica di Cenzo, che non è che la scopro io, ma quella di preparare nel dettaglio squadre, situazioni, giocatori, farli rendere al meglio, è nota. Quindi sono sempre squadre difficili, molto difficili da battere. Vincenzo, invece, cosa dici sulle squadre allenate da Paolo? Beh, Paolo è uno che dà una buona organizzazione generale alla squadra, e poi gli piace, secondo me, gli piace tanta quantità dal punto di vista mentale, per quanto riguarda la cattiveria di difesa, vuole ritmo, vuole queste cose qui, la sensazione è questa. Credo che lui nella sua storia, le sue squadre sono sempre squadre che lottano tanto, quindi che non è roba da poco. Certo. Vincenzo, anche qui una domanda comune prima a te e poi anche a Paolo. Tu hai fatto un'esperienza allenando la nazionale spagnola, tra l'altro ricevendo un premio mitico, fantastico, sì, che è quello durante il mondiale, l'allenatore più creativo, se ricordo bene, del mondiale in Giappone. Che ricordo hai di quell'esperienza all'estero con la nazionale spagnola? Beh, io sono andato nel 98, quando fuori dall'Italia non andava nessuno. Tant'è che il mitico vostro grande protagonista Leo Turrini mi disse: il grande Vernissè conquista il mondo. Cioè, il primo che ha avuto coraggio, perché in quel momento lì c'erano in Spagna, andavano Delio Scala e Capello, il tecnico del calcio. Infatti io in un viaggio andai a Madrid a fare una trattativa, c'era proprio lui. E poi l'unico che era uscito, ma era diverso, già lì c'era un accordo federale, era stato allora Pitera in Egitto e basta. Ma quindi sono stato proprio il primo da quel punto di vista, è stata una cosa eccezionale. Al di là di quel premio, perché noi veramente non eravamo una grande nazionale da quel punto di vista, la Spagna è la prima volta che faceva qualcosa di importante a livello mondiale. Infatti ci consideravano una piccola. Ci misero nel girone dei due paesi organizzatori, che erano Corea e Giappone, perché ci consideravano una squadretta. Invece facemmo un grandissimo risultato, abbiamo avuto dei match ball per entrare nelle prime quattro, e non avevo né un osservatore e non avevo nemmeno, udite, non avevo uno scoutman. Cioè, è praticamente nella pallavolo più difficile, perché erano ancora gli anni della fu l'ultimo anno, mi pare, del vecchio sistema, quindi ogni partita durava 3 ore e mezza, 4 ore, e noi la notte lì eravamo, io e il mio secondo, a studiare come dannati. Siamo arrivati alle ultime partite, vi erano due gironi di 24, erano 24 squadre, due gironi, e noi ci siamo giocati due volte degli spareggi per entrare nelle prime quattro, tra cui quella con Cuba, che eravamo 12 pari al quinto set, quando si fece murare Rafa Pasquale due volte da Pimienta, ancora in mente ce li ho, era una delle due volte. Poi abbiamo avuto il match ball col Canada, anche quella era un'occasione per entrare nelle prime quattro in semifinale, quindi è stata una cosa veramente eccezionale. E fra l'altro il mio grande rammarico, perché io poi loro volevano farmi altri 4 anni, mi chiamarono anche dal CONI, dal spagnolo, ma io rinunciai perché mia moglie aveva problemi di salute e dovevo fare le Olimpiadi a Sydney più altri 2 anni. E rinunciai. Quella è stata la cosa, dico la verità, che ogni tanto ci penso, però è giusto, ho dato sempre, è un rimpianto vero, è sempre, comunque ho dato sempre importanza alla mia famiglia, tantissimo, tant'è che sono anni che lavoro in Puglia,
ho rinunciato a tante proposte in Russia, Turchia, Polonia, eccetera, eccetera, ma anche al nord per giocarmi lo scudetto, insomma. Dopo un po' degli anni, dopo Perugia, ho fatto questa scelta. Okay. Grazie Vincenzo. Paolo, un ricordo della tua esperienza giapponese? Bellissima, ricorderò per sempre che mio figlio è nato lì, quindi ha un nome giapponese, quindi la ricorderò per sempre. Una grande scuola, al contrario di Vincenzo, io laggiù avevo la gestione di 12 collaboratori e ho imparato tanto a doverli gestire, perché la mattina quando arrivavo in ufficio erano tutti e 12 seduti sulla panca, e se non gli dicevi cosa fare, quelli rimanevano seduti sulla panca. Poi una volta avviati lavorano tantissimo. Una pallavolo diversa di quello che si gioca in Europa, una pallavolo strana che si gioca, tra l'altro, c'è stato anche qualche altra occasione di parlare di questo campionato giapponese che si gioca dovunque in Giappone, non ci sono le partite in casa, si gioca nei weekend, si gioca dove c'è bisogno di portare la palla a volo come messaggio, come sport da promuovere, e si gioca il sabato e la domenica. Chi ha le squadre forti può giostrare i giocatori, chi ha le squadre un pochino meno forti si ritrova il sabato pomeriggio a giocare una partita magari lunga, e la domenica mattina intorno all'ora di pranzo a giocare ancora. Quindi per gli stranieri, che sì, è vero, guadagno tanto, però Zorro, mettiti un po' nei loro panni. La sera alle 7 hai finito di attaccare 55 palloni e la mattina a mezzogiorno devi fare palla a coppio con Montagnani, che c'hai da attaccarne 60. È tosta. Grazie. Allora, intanto in bocca al lupo, esatto, per la prossima, esatto, settimana, per questo incontro importante. Chiudo dicendo che io ricordo, accolsi quando Montagnani tornò dal Giappone, gli dissi: da Osaka a Pineto è un bel salto. Ciao Vincenzo, ciao Paolo. Grazie a voi. Ciao Paolo. Grazie mille. A domenica, Paolo. Ciao Vincenzo. Ciao, ci vediamo. Va bene. Ciao. Allora, ci sono rimasti, a voi, veramente un paio di minuti ci sono rimasti per fare un po' il punto della situazione, quindi torniamo sul nostro Brogio, bravo oggi. Come giudichi il tuo panel? Bellino. Hai detto che un po' Catania tendenzialmente un po' troppo grande. Sì, dipinto più piccolo, però dai gli abbiamo dato tanto spazio. Vincenzo è sempre una macchina da guerra. Allora, ricordiamo dai i risultati di questa giornata. Perugia ha battuto 3-1 Trento, MVP Leon 20 punti, 17 muri di squadra, 5 di Flavio e 5 di Leon, quindi oltre a una grandissima forza in attacco, anche a muro sono davvero tanta roba. Trento un po' malino in attacco con Micheletto, così e così. Così così è un eufemismo. Esatto. Abbiamo avuto ospiti Federici di Monza e Catania di Cisterna, un 3-2, partita lunghissima con tantissimi errori. Il terzo set, anzi il quarto set, quello decisivo, ragazzi, allora, Cisterna ha fatto 18 punti, 14 dei quali sono errori fatti da Monza, che è qualcosa di veramente speciale. Sì. Dopodiché un Grozer stellare, una vittoria meritata da parte comunque di Monza. Abbiamo avuto l'allenatore, Taranto ha perso in casa 3-1 con Modena, sbandamento iniziale di Modena e poi le individualità hanno fatto la differenza. Lagunzia 24 punti, 68% in attacco. Aggiornamento avete visto qui per Milano contro Piacenza, andato al quinto set, 25-22 il quarto set a favore di Piacenza. E al quinto sono 3-1 per Piacenza. E rinviata, a proposito, Montagnani, se lo raccontavo Montagnani, quando sono arrivati a Civitanova, hanno fatto il riscaldamento, è arrivato il dirigente di Cittadino dicendo che c'era il rinvio per 3 positivi in casa di Cittadino, hanno detto facciamo un allenamento bene, certo, e poi sono tenuti a casa. Considerate che loro affronteranno settimana prossima Siena, una partita importante, arrivando da saltata la partita con Padova, giocata con Modena e di nuovo. Questo potrebbe essere un punto importante. Ragazzi, allora, ringraziamo tutti i nostri fantastici ospiti. Abbiamo avuto Max Colaci, Filippo Federici, Damiano Catania, Gabriele Laurenzano e in conclusione Vincenzo Di Pinto e Paolo Montagnani. Ragazzi, e un abbraccio a tutti quanti. Grazie Brogio. Grazie Zorro. A settimana prossima. Ciao.
a tutti. Ciao ciao. Ciao, ciao.